Sera lenti fumatori da Moreno, ci siamo lasciati le spalle, la luna e i falò. No, i falò no, sono rientrato in casa a una luce più o meno naturale per parlarvi un po', come avrete visto, di questo Magnum Opus di Hertend Home, che però in realtà è, è comunque prodotto dalla Scandinavian Tabacco Group. Altro tabacco non reperibile in Italia per il quale devo ringraziare l'amico Fadi. Eh, ci siamo visti l'anno scorso. Ho avuto il piacere di conoscerlo di persona. Abbiamo anche pranzato e fumato insieme. Eh, magari vi metto qualche foto qui. <ride> so che non ve ne frega più di tanto, però per me. Sono belle soddisfazioni, insomma, quando riesco a conoscere qualcuno di voi, Fadi è un iscritto della prima ora, quasi della prima ora di questo canale, è stato un piacere qui in questa stanzetta eh, fare una fumata e una chiacchierata con lui. Vabbè, mi ha portato da Singapore. Questa fantastica English Mixture di gusto medio tendente al pieno, c'è cioè una buona quantità di Latakia e quindi il sapore eh, che, che rilascia è elevato, tende, tende ad essere pieno. Per il resto la componentistica è appunto Latakia Cipriota, eh, Virginia Gialli e poi ha un, un interessante connubio di orientali perché ha eh, Izmir, basma e anche il famoso jenidle detto come, come si scrive orientale che era piacevolmente presente anche in, delle, in dei tabacchi buonissimi della ormai compianta McClelland e come se non bastasse c'è anche un tocco di peric avvertibile devo dire e altre volte quando sulla sulla descrizione dichiarato un tocco di pericche, delle volte è un tocco talmente così eh, inafferrabile che infatti non si afferra. Vediamo se è acceso o spenta. Potrebbe essere accesa, ma. È un buonissimo tabacco come al solito tabacco introvabile, fumata una sola latta, poi l'ho divisa qualche carica con un altro amico quindi non mi sento di farvi una recensione anche perché non ce n'è bisogno. Parliamoci chiaro. Cioè le mie recensioni e i miei voti sono eh, miei pareri, vogliono soltanto darvi come vi ho detto, 100 milioni di volte delle suggestioni. Eh, I tabacchi provateli che è sempre la cosa migliore se avete. Eh, occasione di provarli, provateli perché i nostri gusti possono essere anche molto differenti e quasi sempre lo sono. A me è piaciuta moltissimo. Una delle più buone English che, che ho provato, eh, Fadi. Aveva ragione: è veramente buono perché eh, pur avendo come sapore principale mh, quello delle English di, di gusto full, quindi tanto la takia eh, gli orientali che comunque sia hanno un sapore ehm, cioè sono avvertibili nel loro insieme ma non è che sempre si riesce a dire sanno di questo, sanno di quell'altro più che altro gli orientali creano delle suggestioni eh, miscelati nelle diverse proporzioni nelle English Mixture <coughs> vanno a fare in realtà la differenza tra una English e un'altra perché altrimenti sarebbero tutte uguali perché c'è eh, la Takia, Virginia e orientali alcune hanno il Peric però se rimaniamo su una English classica sarebbero tutte uguali, provate una, provate tutte gli orientali e le quantità anche di Virginia e Peric fanno la differenza, la tipologia di orientale la quantità di, di orientale e, e anche il trattamento, la cura dei tabacchi impiegati assurdo ci sono quando ci si addentra bene nelle miscele inglesi eh, si scoprono veramente eh, tante sfumature diverse perché comunque sono tante le english mixture in commercio, in commercio anche in virginia sono tanti e anche loro hanno delle differenze questo è, cioè, è un luogo comune tutti i tabacchi da pipa hanno differenze tra di loro sottilissime solamente indagando questo mondo così mettendosi con calma la sera di fuori o dentro video non video eh, si riesce col tempo fumando una latta o più latte delle volte dopo anni ci si accorge eh, di quanto era buona quella miscela piuttosto che un'altra quindi eh, ci tenevo un po' anche a, a dire questo no? Le, il ventaglio di sfumature dell'English delle Mixture comunque sia questa è molto buona. Il voto che gli do è sicuramente un 8, anche un 8 e mezzo. Questa è un po' la suggestione perché, ripeto, per una miscela così, una, una latta non è, non è mai abbastanza. Spero di riuscire a trovarne ancora, di provare anche altri prodotti della Hart Home. Ho provato qualche carica anche lì, ahimè, troppo poche del um, come si chiama, del White Knight, White Knight, sempre di Heart and Home, molto buono anche quello. Ecco, anche lì sempre una, una English, ma molto più spostata sugli orientali di questa. la Latakia ricordo che tendeva quasi a sparire delle volte, lasciando eh, come protagonisti Virginia e orientali. Qui invece no, si mantiene il Latakia dall'inizio alla fine, vedo che c'è una M.O. qui scritta. Probabilmente si era Fadi appuntato il mio nome. Oltre ad inciderlo a fuoco qua sopra, si vede in controluce. Va bene, non vi rubo altro tempo. Vi lascio, lascio anche voi alle vostre tranquille serate estive e godetevi le vostre fumate. Eh, come dico sempre, senza troppo. Eh, star lì a, a analizzare dove fumo cosa fumo in cosa fumo perché fumo qui perché fumo là ma cosa succederà se fumo qui se fumo di là abbandonatevi spegnete il cervello e accendete il fornello e godetevi godetevi anche il cielo la frescura godetevi la notte godetevi la luna godetevi godetevi la pace la vostra pipa e godetevi i vostri pensieri Peterson System Standard era un po' che non la fumavo, è eh, la 300 312 questa sistema con con un condotto che va ad incanalare la condensa, pipa questa che recentemente ho lucidato, sistemato il bocchino qualche mese fa, questa è una delle primissime pipe che, che presi a Dublino un bel po' di anni fa, grandi ricordi con questa pipa. Ciao, iscrivetevi, commentate, dite cosa ne pensate voi dell'English Mixture, di questa, eh, di questa variabile, di queste Grande variabili, se ci avete mai fatto caso, appunto che a parità di ingredienti eh, ci sono tantissime sfumature, range sempre ristretti, cioè non è che una sa di fragola e una sa di banana, no, i gusti sono quelli, ma guardate, eh, cioè fate caso quando ci si addentra eh, a quanto si apre la, il ventaglio del, dei sapori e della complessità anche su un, un prodotto. Eh, con ehm, stessa tipologia di, di ingredienti ecco. il bello della pipa è anche quello no? che si apre una, uno, un, una fessura piccola in quella fessura eh, la si osserva rimpicciolendosi e si vede un po' come le formiche no? un, un, una piastrella per le formiche è un territorio molto più vasto di quanto lo è per noi no? Quindi ci facciamo un pochettino formiche, ci addentriamo e guardiamo tutto il tempo, le cose, la notte, il tabacco e la pipa eh, con una distanza e con un tempo diversi. Ciao, al prossimo video da Moreno.